Amici di Saper Fare, benvenuti in un altro video. Oggi faremo vedere come si monta questo tipo di antenna per digitale terrestre, che tra l'altro questa è quella più consigliata, questa è un'antenna già usata, utilizzata, però faremo vedere appunto come si monta, perché ci sono molte persone che non sono in grado di montare un'antenna e quindi metteremo a disposizione questo video appunto per vedere come si monta. L'avete vista già montata, adesso la smonterò e poi la rimonterò per voi. Allora, l'antenna, come vedete, quando la comprate è tutta smontata in questo modo. Anche questi elementi vanno praticamente, poi vedete ci sono delle leve per poterle diciamo montare. Sono molto semplici da montare. Una volta che sono state montate in questo modo, la prima cosa da fare è praticamente aprire l'antenna e posizionare in questo modo. Le viti sono una e due qua. Da questa parte ci sono dei dadi, se non ci sono, sono nella confezione, quindi bisogna inserire i dadi in tutte e due le rispettive parti. Adesso inseriamo la vite. Questa è la vite da inserire, come vedete è abbastanza lunga. Se non entra, fate in modo da girare un po' tutto quanto per farla incastrare. E adesso andiamo ad avvitare fino a quando stringe con tutto il dado. Ok, prendiamo l'altra vite, sempre quella lunga, andiamo ad inserire, vedete, e andiamo a stringere fino a farla bloccare sempre con il dado. Una volta che abbiamo la certezza che abbiamo fatto tutto quanto, passeremo adesso alla fase successiva, e cioè quella di installare questi due elementi posteriori. Prima di tutto dobbiamo prendere uno e lo affianchiamo da questa parte, prendiamo l'altro e lo affianchiamo da quest'altra parte, devono combaciare i due buchi, vedete? Poi prendiamo la vite e la posizioniamo in questo modo, la farfalla che c'è in dotazione e la inseriamo in quest'altro modo. Questa anzi va incastrata da questa parte, perché vedete c'è un quadrettino che praticamente questa vite va a bloccare in questo modo, quindi abbiamo sbagliato all'inizio di inserire la vite. Fate attenzione a questo particolare, non stringetela, perché adesso dobbiamo incastrare gli elementi posteriori, vedete, in questo modo, uno in questo modo. Vedete che qua c'è la vite di sopra, fate la stessa cosa nella parte di facciata, utilizzate la stessa facciata per avere anche una decorazione diversa, non è tanto per un discorso funzionale ma a livello di decorativo. Stringiamo adesso tutta la vite. Ovviamente poi verrà stretta con la pinza in maniera più ferma. Adesso dobbiamo prendere l'elemento centrale, lo andiamo ad incastrare in questo modo. Questo deve essere davanti e questo qua dietro, quindi adesso inseriremo la farfalla in questo modo. Stringiamo il tutto, non stringete troppo forte perché si può, vedete, si può rompere la plastica. Questa è un'antenna utilizzata e quindi già potrebbe, diciamo, deteriorarsi un po' di più. Adesso ci resta solo da installare il punto di appoggio dell'antenna. In questo modo stringiamo le viti, questa la stringiamo pure. Se dobbiamo poi inclinare in altezza
l'antenna, dobbiamo allentare questa per fare l'inclinazione. Una volta che invece abbiamo fatto tutto, stringiamo tutto quanto. Questa è la parte della farfalla che chiude e stringe poi tutte e due il, per quanto riguarda il tubo che verrà inserito all'interno. Quindi stringiamo tutta la vite in questo modo con la chiave, per evitare ovviamente che si sgancia anche con il vento. Fatto questo, l'antenna è già montata. Ok, non ci resta adesso che andare a vedere come montarla sul tubo, e poi inseriamo anche l'amplificatore e facciamo vedere come si monta tutto l'impianto dell'antenna. A dopo. E allora amici, una volta che abbiamo preparato l'antenna, io ho utilizzato un palo per fare la prova ovviamente, andremo a fissare la nostra antenna con ovviamente l'attacco della farfalla. Ecco, adesso faremo in modo di stringere tutto quanto. Bene, io mi fermo qua un attimo solo per farvi vedere praticamente che ovviamente l'inclinazione è bassa, dobbiamo andare a regolare, come sapete, l'inclinazione dell'antenna allentando questa vite, e dopodiché vi faccio vedere subito in tempo reale. Vedete, abbiamo alzato ancora l'inclinazione, la stringiamo. Ok, adesso non ci resta che vedere le antenne dove sono posizionate quelle dei nostri vicini. In questo caso sono posizionate per Monterice, ovviamente io di qua di fronte ho degli edifici, quindi non è posizionata correttamente, ma è solo una prova per farvi vedere appunto come posizionare. Questa va posizionata sopra il tetto, noi siamo qua nel basso, e quindi era solo per farvi vedere come montare l'antenna. Adesso passeremo poi al passaggio del cavo. Vedete, qui abbiamo il tacco del connettore F. Io qua già avevo pronto uno spinotto con l'uscita già pronta. Andiamo ad avvitare. Avvitate bene fino a stringere, non troppo forte, però con la pinza vi aiutate anche, o con la chiave, a stringere qui. Adesso prendiamo l'amplificatore che ADS Elettronica ci ha gentilmente offerto. Questo tra l'altro è un buon amplificatore, è un amplificatore con due possibilità di inserire antenne di questo tipo, con addirittura la terza banda, ed è anche un 5G. Adesso andiamo ad inserire il nostro amplificatore. Inseriremo una vite da questa parte, l'altra vite da quest'altra parte. Cercheremo adesso di incastrare il tutto con questo blocco. Le viti cerchiamo di tenerle ferme perché entrano dentro e questo ci causa un disagio, quindi prendiamo poi la farfalla e cerchiamo di bloccare, ovviamente aiutandoci con le dita. Gli diamo una leggera appuntata, diciamo così, una leggera stretta, una leggera morsa, come volete intendere voi, per evitare che scende l'amplificatore in basso, per poi posizionare ovviamente i fili. Bene amici, allora una volta che abbiamo già fissato anche l'amplificatore, adesso andiamo a prendere il filo. Guardate, dovete fare questa cosa: il filo lo passate da questa parte, vedete che qua c'è un gancio, dovete farlo passare attraverso questo gancio. Io adesso allenterò un po' il tutto per bloccarlo, vedete, e dovete cercare di creare, guardate, questa forma qua. Stringete tutto quanto, dovete creare questa forma per fare in modo che quando piove la goccia sgocciola praticamente a terra, quindi non va a finire nella parte di altri circuiti elettronici.
Il filo lo passerete poi da questa parte a questa parte. Ovviamente questo è l'antenna e l'antenna va praticamente dove c'è scritto UHF 30 dB. Quindi andiamo ad inserire l'anima centrale, deve andare sulla parte in alto, dovete allentare ovviamente le viti e fare in modo di incastrare, vedete che è uscita l'anima centrale, fare incastrare la massa con questo e l'anima centrale con questo. Avvitiamo il tutto, prima avvitiamo la massa e poi avvitiamo l'anima centrale. Quello che fuoriesce lo potete tagliare casomai con un tronchesino, con qualcosa. Questa è una regolazione che serve a diminuire i 30 decibel di amplificazione che l'amplificatore effettua. Nel caso in cui il segnale arriva troppo forte, potete abbassare leggermente fino ad avere un ottimo segnale. Adesso andiamo a collegare la discesa che va all'alimentatore. Ed ecco qua, praticamente abbiamo già preparato il filo. Vedete questo qua? TV1C più CC. Quando vedete questo più CC significa che questo è il punto dove va l'alimentatore. Questo è l'alimentatore. Ovviamente io ho preso un alimentatore per campione. Vedete dove c'è scritto antenna, ant abbreviato? Va inserito il connettore, in questo caso il connettore F. Una volta che abbiamo praticamente stretto tutto quanto, io adesso è solo per farvi vedere quello che dobbiamo fare, il cavo che sarà questo posizionato dietro il televisore, ovviamente io l'ho portato qua, il cavo che poi arriverà qui sopra, che verrà alimentato, andrà posizionato qui. Stesso discorso di poco fa, quindi andremo ad incastrare l'anima centrale con la massa. C'è l'anima centrale sull'anima centrale del polo centrale di TV1 più CC e stringiamo adesso la massa. Ok, quindi questo è praticamente quello che poi andrà sull'alimentatore dove c'è scritto appunto antenna. Dove c'è scritto TV invece verrà collegato appunto l'altro connettore F che va al televisore. Quindi questo va dietro al televisore collegato poi con lo spinotto d'antenna. Se non siete in grado di montare lo spinotto d'antenna, preparate questo tipo di taglio con la calza messa in questo modo. Accorciamo un po' l'anima centrale. Questo è lo spinotto d'antenna, prima inserite ovviamente la plastica. Questo è lo spinotto TV, andiamo ad inserire allentando ovviamente la vite di sopra. Ecco qua, è entrata praticamente tutta la parte dell'anima centrale. Stringiamo tenendo fermo con le mani tutto quanto. Adesso non ci resta che con la pinza chiudere queste due parti per far aderire il tutto con la massa. Io non lo faccio in questo momento. Poi una volta fatto questo possiamo chiudere tutto quanto e questo va al televisore. Quindi ricordatevi che io non ho stretto qua, scusate se vedete questo che è un po' saltellante, però per farvi vedere che da antenna va all'amplificatore TV1 CC, da TV al televisore. Volendo abbiamo una seconda uscita in questo amplificatore della DS elettronica che è questo. Questo va direttamente a un altro televisore senza bisogno dell'alimentatore, perché l'alimentatore deve essere solo uno. Poi abbiamo la possibilità di inserire un'altra antenna nel caso in cui abbiamo due possibilità di ricevere i segnali da due ripetitori diversi. Una cosa che vi consiglio di acquistare è un amplificatore come questo che abbia il 5G, quindi praticamente già ha il filtro per non avere disturbi sia dal 4G che dal 5G, che sono i cellulari, ed è un filtro appunto abbastanza importante da considerare e deve avere, vedete, questo è un amplificatore che ha 110 decibel di microvolt, quindi è un buonissimo amplificatore, richiede una tensione di 12 volt dell'alimentatore, minimo 90 mA. Se questo video ti è piaciuto metti un like ovviamente, se vuoi farci una donazione, vi ringraziamo già in anticipo,
Basta fare un clic sul pulsante Super Grazie e donare quello che volete. Ci vediamo nel prossimo video. Se non sei iscritto, ovviamente iscriviti nel nostro canale YouTube per essere sempre aggiornato dai nostri video. Fai clic anche per attivare la campanellina. Ciao a tutti, al prossimo video.